Politica senza fronzoli, politica senza politichese, soprattutto comprensibile per i cittadini. In questo spazio, nel Deora di Cruscos, in Viale della Costituzione Italiana, ospito i candidati alle prossime consultazioni elettorali. Per un'intervista informale, gustando un aperitivo preparato dallo chef di casa Gaetano Paccione. Con me oggi c'è Marcello Pittella. Marcello, grazie per Buongiorno, aver accettato grazie a chi l'invito. ci ospita, persone Certo. straordinarie e del resto eccezionale chi mi intervista. Grazie Marcello. Allora, Marcello, cominciamo e non posso non cominciare facendoti la domanda principe. Che cosa ci fa l'ex governatore del centro-sinistra nel centro-destra? In quel centro-destra, tra l'altro, che sostiene Vito Bardi, a cui, diciamo la verità, durante tutta questa legislatura non hai risparmiato critiche, soprattutto per quanto riguarda la gestione della sanità. E poi, durante l'embrione di questa campagna elettorale, tu avresti anche dichiarato che un possibile accordo tra Azione e centro-destra poteva esserci solo se Bardi non fosse della partita. Che cosa è cambiato? È cambiato che gli unici ad averci ascoltato sono stati gli amici del centrodestra e il presidente Bardi. Attenzione, c'è, non v'è dubbio, un interesse elettoralistico, ma c'è innanzitutto una condivisione programmatica. E a fronte di questa condivisione e ascolto, c'è stato di contro. Come dire, la porta sbattuta in faccia da parte del centro-sinistra. Ci sono stati due fattori. Quando il PD e i 5 Stelle formalizzano il veto su Azione e su Pittella e impediscono la partecipazione democratica, e di contro un presidente a cui io ho fatto annotazioni importanti durante la legislatura, perché sono stato opposizione. E quelle annotazioni non me le mica rimangio, quelle rimangono sul tavolo, ma quando sono andato a discutere con lui ha accolto quelle annotazioni, le ha tradotte in programma, in punti programmatici importanti, la sanità innanzitutto, e faccio questo esempio, e adesso sul piano programmatico, non politico, noi andiamo avanti, a fronte di chi ci ha chiuso la porta e che voleva soltanto che politicamente noi finissimo la nostra stagione. Punto. Quindi ecco, tu hai dichiarato si tratta di un'intesa programmatica, non di un accordo politico, però spieghiamolo bene ai cittadini che cosa significa. Ma che la Meloni sia diversa da me, non v'è dubbio, e che Fratelli d'Italia, io diverga da Fratelli d'Italia, non v'è dubbio, ma mica soltanto su temi, ma proprio sull'approccio politico, sulla visione della vita, su argomenti molto importanti di natura nazionale e internazionale. Io provo a dire, stiamo solo sui temi. Quando c'è una maturità, come dire, politica e una sensibilità umana, e si dicono: ma guardate, ci sono 10 grandi sofferenze, 10 grandi temi su cui far rilanciare la Basilicata, e trovi l'intesa con chi ti ascolta, perché tu non devi cogliere questa opportunità di partecipazione democratica? Di contro, io ho lavorato per anni per costruire, come dire, da oppositore una coalizione larga. Sì, tutti sembravano. Poi arriva il veto, cioè un'azione di una cattiveria che è antidemocratica, che è, come dire, improponibile nel 2024, oggettivamente, ed è improponibile per uno come me che ama non essere calpestato sul versante della dignità dei propri sacrifici. Non può funzionare così. Certo. Senti, ma chiaramente questa tua scelta ne avrei discusso anche in famiglia con tuo fratello Gianni. So che sulla pagina Facebook lui ha preso le distanze da questa tua scelta. Ma Gianni, che è un fratello adorabile a cui io voglio tanto bene, e viceversa, ha espresso una sua diversità, una sua opinione, ma l'ha espressa anche ai tempi nel 2013 delle primarie. Lui era contrario a che si facessero le primarie, ma anche probabilmente alle politiche. Ma è una visione, una differenziazione, voglio dire, che ci può stare in una famiglia. Anche nelle migliori famiglie ci sono diversità, ma questo non può diventare un caso. Sì. Si va avanti, ci si vuole bene, si va avanti, Ah, punto, senza certo. problemi. Si resta fratelli, Si resta chiaramente. fratelli in tutto e per tutto. Senti,
dopo 6 anni finalmente è finito il tuo incubo giudiziario, sei stato coinvolto nell'inchiesta Sanitopoli, anche la Corte d'Appello ti ha prosciolto, ti ha assolto completamente dalle accuse, però quell'esperienza ti ha segnato umanamente ma anche politicamente, perché tu all'epoca ti sei dimesso da governatore e adesso questa tua ricandidatura può essere considerata anche come una forma di risarcimento dal punto di vista politico, perché se tu non ti fossi dimesso probabilmente avresti portato a termine la legislatura e poi magari avresti anche tentato la riconferma immediata alle successive elezioni. Per la verità io credo che l'avrei rivinte le elezioni. Il tema è che nessuno della politica te lo riconosce. Io ricordo e conservo i titoli dei giornali dell'epoca e nessuno, quando sono state registrate le due assoluzioni piene anche in corte d'appello, nessuno ha avuto l'onestà intellettuale di riconoscertelo. Nessuno della politica, soprattutto di certa politica e del mio ex partito e non solo, penso ai 5 Stelle, ha avuto l'onestà intellettuale di chiedere scusa per le cose che aveva detto. Zero totale, anzi il DASPO per Pittella, DASPO. Continuava sempre. Continuava imperterrito. Per me è stata una grande rivincita morale, ma non mi restituisce il mal tolto. Un partito serio avrebbe probabilmente riconfermato o alle politiche la mia candidatura ed è stato messo un primo veto, o alle regionali. La verità è che non c'è la volontà, c'è la volontà ad emarginare. E allora le mie battaglie, il portato esperienziale, anche questa della giustizia, mi ha segnato profondamente anche sul piano fisico. Non è stata una passeggiata. Ah, certo. E quindi la rivincita, ma io rappresento sentimenti, un portato di idee, un bagaglio di esperienze. C'è tanta gente che affida e si affida a me. Perché io devo affidarla a 3 persone che in una stanza decidono che non devo avere più parola? Non funziona così. Parliamo di programmi. I 3 temi di stretta attualità per quanto riguarda la Basilicata ritengo che possano essere lo spopolamento, la sanità e le infrastrutture. Lo spopolamento, secondo le proiezioni dell'Istat, addirittura nel 2030 la Basilicata si ritroverebbe con 480.000 abitanti, quindi torneremmo indietro nei primi degli anni dell'Ottocento, addirittura da un punto di vista demografico. Ecco, la sua idea per rilanciare un po' questo tema. Sulla sanità noi dobbiamo, vado per ordine, certo. Sulla sanità dobbiamo lanciare e comporre un nuovo piano socio-sanitario. Dopo il Covid si impone una nuova missione degli ospedali e una nuova missione del territorio, per me è essenziale. Si parte dalla domiciliarità delle cure, dalla prevenzione primaria e secondaria e poi all'ospedalizzazione di qualità. Io penso che noi dobbiamo recuperare fiducia e appeal nella nostra sanità, che si è un po' perduta. E se noi abbiamo un'emigrazione sanitaria significativa, era uno dei temi che io ho contestato a Bardi, che abbiamo messo nel nostro programma ed è stata condivisa. Va abbattuta, ma come lo fai se non recuperando appeal? Altrimenti il cittadino va fuori. Certo. Seconda questione, noi dobbiamo parlare di spopolamento, non per il gusto di parlarne. Mi chiedo perché noi non torniamo sulla mia idea del fondo sovrano, cosiddetto sovrano, che ci dice sostanzialmente costituiamo un fondo con le royalties del petrolio e con risorse regionali, perché chi viene qui a vivere o chi nasce qui o le famiglie che tornano possono avere l'accompagnamento dei giovani negli studi, possono avere economico e non solo, possono avere accompagnamento sui trasporti, cioè l'erogazione anche a partecipazione regionale economica su tutti i servizi essenziali e anche un bonus per l'occupazione. Dobbiamo fare quello che ha fatto la Norvegia. La Norvegia col petrolio fa nascere i ragazzi, i bambini ricchi. In Italia un bambino nasce povero, indebitato. Perché il debito pubblico è tanto. La Basilicata gode di alcune risorse e lo possiamo fare. Il terzo è il rilancio delle infrastrutture. Il nuovo piano Regione ANAS va riattualizzato. Noi abbiamo aperto la Tito Brienza con finanziamento di quando io ero presidente. Abbiamo ammodernato la Basentana con finanziamento di allora, anche la Potenza Melfi con finanziamento di allora. Dobbiamo riattualizzare il piano triennale con ANAS, che incrocia le, come dire,
le corsie sostanzialmente che trasversalmente collegano la Basilicata, la Matera Potenza, la Maratea Lauria Candela Foggia, miglioramento e così via, il valico di Pazzano, noi dobbiamo collegare meglio la Sinnica all'area di Pisticci, cioè ci sono le trasversali che sono fondamentali e questo va fatto in un piano triennale ANAS Regione di finanziamento e lo possiamo fare. Un'ultima battuta, Marcello, sull'autonomia differenziata. I detrattori dicono che questo piano famoso firmato dalla Meloni, fondo di coesione, questo miliardo che arriva in Basilicata, è un po' così, un contentino di fronte a quello che accadrà dopo con l'autonomia differenziata. Guardi, quando io dicevo anche in consiglio regionale, opponendomi a questo approccio di Calderoli sull'autonomia differenziata, io mi opponevo prima e mi oppongo oggi, si noti questa cosa. Il tema vero è che l'autonomia differenziata è solo un orpello da mettere sul petto di Calderoli, né più e né meno, perché non ci sono né i LEP approvati, che sono i livelli certo. essenziali di prestazione, e nemmeno la copertura finanziaria. Per cui, come attui un'autonomia differenziata, un patto con le regioni per delocalizzare o decentrare le competenze e le risorse? Se non hai i soldi, non si può fare. Allora, abbiamo fatto scherzare e giocare a Calderoli, alla Lega, ok, noi siamo contrari e porterò il mio contributo di fatto, cioè di merito, all'interno di questa coalizione. Bene, Marcello, in bocca al lupo allora. Viva e grazie per l'attenzione.